Gli errori più comuni che i principianti commettono durante la creazione del loro business di dropshipping. Gli errori più comuni con il drop shipping. Ok? Quali sono questi errori più comuni, ragazzi? Semplicemente l'errore più comune che fanno la maggior parte delle persone è scegliere un prodotto non vincente, che non vince, che non vende, che quindi non vi fa guadagnare. Questo è un errore sacrosanto che purtroppo non va bene, che fanno tantissime persone che provano, magari testano, altre persone vi insegnano a fare cose del genere, a testare miliardi di prodotti. In verità quello che dovete testare non è più il prodotto, perché siamo in un'epoca in cui trovare un prodotto vincente è molto molto semplice con il metodo Montana Dropshipping Formula, ma in generale ci sono tantissimi tool. E i migliori ve li suggerisco io, vi spiego esattamente come utilizzarli nel programma avanzato. Ovviamente il prodotto vincente è alla base di tutto. Se tu non vendi un prodotto vincente, ovviamente non hai possibilità di avere successo nel tuo business e-commerce. Questo è il primo errore che moltissime persone fanno, che nemmeno si rendono conto, ok? E deve essere, io aggiungerei, aggiungerei vincente adesso. Deve essere vincente adesso, deve vendere adesso. Non deve essere troppo vecchio, troppo saturo dal punto di vista della pubblicità, per esempio. Molti studenti mi seguono, che io ho detto più di una volta che vendevo il correttore di postura perché era un winning, ok, però dovete capire che ci sono periodi, intanto periodi, ecco, questo è un altro errore che scriviamo. Ci sono periodi, bisogna saper, quindi come errore lo mettiamo non saper sfruttare i periodi e i trends. Ok, cosa significa questo? Che in moltissimi casi, ragazzi, come per esempio il correttore postura, è un evergreen, sì, però se ci sono 100 venditori su Facebook, per esempio, e ci sono 1000 compratori, comunque il numero è sempre limitato, ok? Non possono tutti vendere il correttore postura. È vero che ho detto che la saturazione non esiste, ma comunque devi avere uno store eccezionale, un marketing eccezionale per sovrastare tutti gli altri, perché comunque c'è la competizione. La cosa migliore è andare a cercare un prodotto vincente che sta già vendendo adesso. Tuttavia, quegli evergreen tipo correttore di postura sicuramente avrà un bacino di utenza, un bacino di pubblico molto più ampio e può sicuramente andare bene. Tuttavia non è così semplice perché è molto famoso, ok? Ci sono per esempio prodotti simili, ok? Prodotti simili che potete vendere che sono semplicemente risolvono lo stesso problema e questo è un altro errore che andiamo a scrivere. Risolvono lo stesso problema, ma che lo fanno in maniera diversa. Questo, ragazzi, è veramente un tip chiave per qualsiasi dropshipper, ovvero vendere un prodotto vincente, ma sotto una diversa angolazione, ok? Quindi, un altro errore che molti fanno, magari vendendo, questo è un errore che mettiamo per chi
provo a vendere prodotti comunque già straconosciuti, tra virgolette, che possono essere, tra virgolette, più complicati da vendere perché c'è tanta gente che lo vende, ma semplicemente utilizzare non si utilizzano diverse angolazioni di marketing. Ok? Non vengono quindi sfruttate tutte le angolazioni marketing che devono essere fondamentali per vendere il vostro prodotto in dropshipping. Quindi un'altra cosa che potete fare, per esempio, ci sono il correttore di postura, magari trovate un correttore di postura simile, oppure gli elastici, ok, per fare palestra da casa. Provate a cercare dei prodotti similari, ma che hanno quella caratteristica in più che può fare la differenza per il vostro marketing, ok? Ricordiamo che è tutta una questione di marketing, soprattutto quando vendete gli stessi prodotti allo stesso pubblico. Va bene? Molto molto importante questo. Un altro errore molto molto comune che vedo fare da chi sta iniziando con il dropshipping è, ragazzi, non avere un sito che converte, un negozio Shopify che è massimizzato per la conversione. Cosa significa questo? Significa essenzialmente che il tuo sito non converte. E come mai non converte? Perché ci sono errori strutturali del sito. Può essere il logo, può essere il font, può essere il colore, possono essere le immagini, può essere, e l'ho visto fare a tantissime persone, che utilizzano due lingue con lo stesso sito, nel senso, se tu vendi in Italia non puoi avere immagini con le scritte cinesi o in inglese, ok? Perché dà il senso di non professionalità del sito, ma soprattutto di cinesata, ed è quello l'ultima cosa che noi vogliamo, ovvero dare il senso di cinesata al nostro sito web, che dovrebbe rappresentare un brand, anche e soprattutto in dropshipping. Questo, ragazzi, è veramente, veramente molto, molto importante. Infatti, dovete assolutamente creare un brand. Come quinto errore, non no creazione del brand. Ok? Anche in questo caso la creazione del brand è fondamentale. Cosa intendo per brand? Dovete sempre immaginarvi una persona che entra nel vostro sito, si approccia comunque al vostro sito web, al vostro brand, alla vostra pagina Facebook, Instagram, alla vostra pubblicità, e non ha la minima idea di chi voi siate. Come potete convincere quella persona a comprare da voi se siete dei perfetti sconosciuti? È molto semplice, grazie al marketing e al brand, ok? Anche altre tecniche di social proof che approfondiamo nel programma avanzato Montana Dropshipping Formula, ma soprattutto con il brand. Quindi, grazie al brand, andremo a strutturare una campagna marketing e soprattutto un'angolazione diversa del prodotto, capace di vendere e convertire. Ovviamente bisogna rispettare tutte queste caratteristiche, però essenzialmente sono gli errori più comuni che un principiante fa, soprattutto all'inizio. Può essere, per esempio, il dominio, il logo, diverse cose. Quindi voi dovete sempre prendere ispirazione da brand che hanno fatturato centinaia di milioni e che essenzialmente sanno cosa stanno facendo, ok? Hanno
veramente realizzato qualcosa, creato qualcosa da zero, come un brand in private label o in dropshipping, eccetera, eccetera, che essenzialmente andrà a fare tutta la differenza del mondo per il vostro business di conseguenza. Ora, come ultimo errore aggiungerei, e anche questo l'ho visto fare tantissime volte, oggi proprio nel gruppo di supporto di Montana Dropshipping Formula, c'era un ragazzo che ha fatto un ordine da 150 euro e passa, una cosa del genere, quasi 160, e aveva spento le ads. Ora Stefano, tu mi dirai, mi chiederai, ok, ma come ha fatto a fare un ordine da 150 euro e passa senza ads? Semplicemente perché le aveva fatte, poi le ha spente, dopo pochi giorni si è spaventato, essenzialmente l'ordine è arrivato. Quindi questo è un errore madornale che le persone fanno all'inizio, che stanno lì ogni giorno vedendo le ads, aspettando di spegnerle per risparmiare quei pochi euro, che stiamo parlando di pochi euro soprattutto per quando iniziate, e non riescono ad arrivare a quel punto che lì gli può permettere di vendere, e soprattutto anche tramite il retargeting, che è quella la parte più una delle parti fondamentali di tutto il funnel di vendita, ovvero andare a ritargetizzare il nostro pubblico caldo per farlo diventare bollente e quindi acquistare da noi. Quindi troppa fretta. Io questo anzi lo metterei come primo, però lo mettiamo come ultimo per far capire esattamente di cosa stiamo parlando, va bene? Quindi troppa fretta, ragazzi. Roma non è stata costruita in un giorno, e tantomeno il vostro, cioè voi potreste costruire il vostro negozio dropshipping in un giorno, tuttavia il processo di vendita può essere velocissimo. Potete vendere il primo giorno, il secondo, il terzo, potete vendere tra una settimana, dipende, ok? Ci sono una miriade di variabili in gioco, ok? Non è così tutto istantaneo come vogliono farti credere, però quello che voglio farti capire è non avere fretta, ok? È tutto lì, è tutto un processo studiato, calcolato, metodico per farti vendere, ok? Quindi rilassati, tanto sicuramente nella tua vita spenderai molti più soldi in cavolate, quindi rilassati, quei tuoi soldi non sono spesi, non sono buttati in Facebook, tu stai acquisendo dati, ok? Più dati acquisisci, più il Facebook Pixel migliorerà e ti procurerà maggiori informazioni e maggiori dati, ok? Per quanto riguarda il tuo pubblico e chi comprerà da te, e quindi una qualità maggiore delle persone che visitano il tuo sito, in modo da massimizzare la spesa pubblicitaria e farti guadagnare di più in termini di ROAS.